chiamo Giorgio Cotti, sono figlio di Luigi. Io rappresento la quinta generazione nel mondo del vino perché la famiglia di mio padre da sempre è in questo settore, prima in Piemonte all'ingrosso come negozianti di vino, poi mio padre nel 1952 ha rilevato questa enoteca, anche se l'enoteca in realtà esiste dal 1906, infatti la sua particolarità è quella di essere forse l'unica che si è salvata ancora tutta in stile Liberty. Questa era enoteca con bar, cioè un banco di mescita di vini. Si imbottigliavano 7 ettolitri di vino al giorno qua nella cantina. Si servivano dai 50 ai 60 litri di vino a bicchiere al giorno. Questo è durato fino al 1985, quando ho deciso di togliere il banco di mescita. C'è una grande selezione sulla selezione. Noi abbiamo 43 vini a nostro marchio, selezionati, che io mi faccio imbottigliare adesso all'origine, mentre prima li imbottigliavo qua. Lo ritengo in Piemonte in primis in assoluto nel mondo come vini. Poi io sono sempre stato un promotore della zona dell'Amarone, perché io ritengo che sia un grandissimo vino che, contrariamente al Piemonte, rimane più morbido, più rotondo. Da un po' di anni, in collaborazione con la Fratelli Tedeschi, abbiamo selezionato una partita di Amarone che in bottiglia la Fratelli Tedeschi per noi con la nostra etichetta. Un Amarone molto buono, con anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, un Amarone morbido con dei tannini importanti, ma tannini morbidi, bilanciati bene, questi profumi di frutti rossi, di ribes, di ciliegia, buona acidità, si abbina molto bene a tantissimi piatti. Loro hanno anche una riserva che è il Monte Olmi, che è un loro cru, un vigneto posto in alto su una collina. È un amarone un po' più strutturato rispetto all'amarone, quello loro classico. La famiglia Tedeschi sono dei tradizionalisti, quindi usano botti di Rovere di Slavonia, non usano barrique, quindi un amarone molto tradizionale. Il Monte Olmi, in particolar modo, proprio per il fatto che ha questa grande struttura, è un prodotto che migliora tantissimo con un po' di invecchiamento in bottiglia. Altri amarone abbiamo quello di Eleva, Piove Sole, anche loro escono in commercio alla fine dopo 6 anni dalla vendemmia. L'immancabile Masi con il Costa Sera, che tutti conoscono, che è diffusissimo. Masi ha il grande pregio di avere lavorato molto bene per la diffusione dell'amarone. Di Masi, oltre al loro classico Costa Sera, ci sono anche le loro punte di diamante, che sono i loro due vigneti più importanti, Campolongo di Torbe e il Mazzano. Sono dei vini di alto livello, fanno delle permanenze in botte molto lunghe, escono addirittura dopo anche 7 anni dalla vendemmia. Il Mazzano è forse quello che è un po' più austero dei due, quello che ha più corpo, più nerbo, anche nei profumi, un po' di tabacco, di sigaro, di cuoio, di cioccolato, e anche questo migliora tantissimo con l'evoluzione negli anni. E poi hanno il Campolongo di Torbe che invece è un po' più morbido, un po' più elegante. Secondo la famiglia Masi, Campolongo di Torbe è forse uno degli amaroni più eleganti che produce Masi. Di Masi abbiamo anche la tenuta di Sergio Alighieri, che è la tenuta degli eredi ancora di Dante Alighieri. Anche qua fanno il Vaio Armaron, che è un buon amarone, anche questo con una buona struttura, una buona longevità. Abbiamo anche in selezione l'amarone di Allegrini, che è un altro produttore storico assolutamente importante, anche, ha un amarone molto molto conosciuto, che ha una buona longevità anche questa. Guerrizzardi, anche questa è un'azienda che a noi piace molto, entusiasta, anche loro trovo che abbiano un'ottima qualità, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Loro hanno il Villa Rizzardi e il Calcarole. Anche qua abbiamo due espressioni diverse, proprio date dalla composizione dei terreni, che sono molto diversi. Villa Rizzardi è il vigneto quello più storico, diciamo forse il più antico legato all'azienda. Il Calcarole invece è un altro vigneto che hanno, prende il nome dalla composizione di questa collina che è particolarmente calcarea. Il Villa Rizzardi è un vino un po' più strutturato, un po' più corposo, un po' più deciso. Invece il Calcarole è un vino che forse ha un po' più di morbidezza, un po' più di eleganza. Poi abbiamo i grandi Quintarelli e Dal Forno. Qui siamo al top di gamma. Sono dei vini che vengono oltretutto prodotti solo nelle grandissime annate. Questa è l'espressione di una filosofia di fare l'amarone, di un modo di pensare. Sono dei vini dove c'è una cura maniacale dei dettagli, dei vini molto, molto, molto buoni, molto importanti.